Ciao a tutti. Allora, purtroppo questo video si svolgerà in maniera diversa da tutti gli altri di quelli di queste tre qua su F1 2016, perché praticamente ci sono stati, anzi c'è stato, mi auguro sia solamente uno, un problema nella registrazione del primo Gran Premio e delle qualifiche del secondo. Praticamente purtroppo non capisco se sia stato un errore o comunque un problema dovuto al dispositivo di registrazione o dal computer che ho, che non è sicuramente un computer, diciamo, di ultima generazione, un computer tranquillo. Insomma, resta il fatto che purtroppo non ho in mano, diciamo, i dati anzi il file della registrazione appunto di tutto il Gran Premio di Ungheria, come ho già detto, qualifiche e gara, e delle qualifiche del Gran Premio successivo, che è quello di Hockenheim in Germania. Bensì ho solamente la gara di quello di Hockenheim. E purtroppo mi tocca far così. Sinceramente è una cosa che mi va giù male, perché indipendentemente dal fatto che sia una serie seguita o non seguita, indipendentemente dal fatto che magari a qualcuno può interessare o meno, resta il fatto che, bene o male, grossi problemi fino adesso non ce l'ho mai avuti. Questa cosa che mi tocca sostituire addirittura la gara con una registrazione vocale, dicendovi come sono andate le cose, sinceramente a me personalmente non piace, perché può non sembrare magari dalla qualità o da altre cose, però io sono una persona che, se possibile, cerca di essere precisa quando chiaramente ho l'opportunità. Diciamo che, se posso, cerco di trarre il meglio dalle cose che ho nel mio piccolo. E quindi, purtroppo, stavolta, per mandare avanti la serie, perché l'unico modo è questo, devo far così. Non ci sono altre soluzioni, perché, fra l'altro, a meno che voi sapete che magari, non so, sapete che c'è un'altra cosa, che potete tornare a qualche Gran Premio prima e così posso rifare tutto. Per ora faccio così, la mando avanti così, facendo questa cosa qua, sperando che poi in futuro non possa ripetersi. Comunque, come avete capito, come ho già detto, purtroppo non ho la registrazione, quindi vi devo dire a voce cosa è successo e come sono andate sia le qualifiche e la gara, e le qualifiche poi del Gran Premio, queste le qualifiche gara chiaramente in Ungheria, e poi le qualifiche del Gran Premio di Hockenheim in Germania. Allora, per quanto riguarda il Gran Premio di Ungheria, vi dirò, sinceramente, addirittura faccio ancora più figurette. Sinceramente, per quanto riguarda le qualifiche, non mi ricordo la posizione esatta, ma sicuramente non ero in pole position. Mi pare che ero o secondo o terzo, e invece in gara sono arrivato quarto. Anche se, diciamo, in realtà dovrei essere arrivato terzo, ma purtroppo, come sapete, spesso prendo delle penalità, e siccome, diciamo, che la differenza fra me e la quarta, che addirittura era Palmer, non era maggiore a 3 secondi datemi dalla penalità, diciamo che alla fine, anche se sono arrivato al traguardo in terza posizione, poi sono arrivato quarto e Palmer terzo. E quindi questo è quanto è successo nel Gran Premio di Ungheria. La cosa buona è che davanti, sono da memoria, perché comunque sono passati un po' di giorni rispetto alla registrazione che comunque avevo fatto, comunque quando ho giocato al gioco. Se non sbaglio, davanti sono arrivati Rosberg e Raikkonen, forse. So, resta il fatto che comunque quelle che erano prime davanti a noi sono arrivate dietro. Mi pare Hamilton quinto addirittura, e Vettel ancora un po' più basso, tipo nostra ottava. Ora non me lo ricordo con precisione. Comunque, per quanto mi riguarda, la cosa che poi alla fine è importante, anzi, la cosa più importante, principale, era la posizione mia finale, che è stata quarta. Questo è quanto è successo in Ungheria. Per quanto riguarda invece le qualifiche, e solo vele perché incredibilmente almeno la registrazione della gara ce l'ho, del Gran Premio di Hockenheim in Germania, purtroppo per due errori stupidi, cioè, ho fatto un giro, ma il giro è stato veramente scandaloso, e addirittura parto dall'ultima posizione. Quali sono stati gli errori stupidi? Sono stati praticamente in uno che sono uscito clamorosamente
e ho fatto un giro e sono arrivato tipo 7-8 secondi, con prigione non mi ricordo, di ritardo rispetto all'ultima. E poi quello dopo, praticamente ho calcolato male una curva e, anche se non mi è cambiato di tantissimissimo il tempo, riservato che il tempo finale che ho fatto, purtroppo addirittura non era, non mi ha fatto qualificare, ecco, in zone che volevo, ma bensì mi ha fatto qualificare poco, cioè poco dietro, anzi, in ultima posizione, ecco, con poca distanza di tempo, con poca differenza di tempo dall'ultimo, però ciononostante parto ultimo. La cosa che vi dico e vedrete è che sarà Ganza che parte addirittura ultimo, e come è successo, se non sbaglio, nel Gran Premio della scorsa stagione. Si gareggia sotto l'acqua e si vedrà un po' cosa succede, ecco. Via. Niente, detto questo, tra virgolette, godetevi la gara sperando che vi possa piacere, ecco. L'unica cosa che vi dico, e poi vi lascio il video di, insomma, la registrazione, scusatemi tanto, ma purtroppo non è dipeso da me. Già una volta ho avuto dei piccoli errori che però non riesco a sistemare. Però una cosa del genere non mi era mai successa. Ora mi informo un po' e cercherò, non prometto niente perché alla fine per sé sono cose tecnologiche che vanno oltre la mia portata. Cercherò, con le cose che ho a disposizione a livello di computer, bla bla bla, di far sì che questa cosa non possa più ripetersi. Però non prometto niente, ecco. Vi ho detto questo, niente, tra virgolette, come ho già detto, godetevi la gara. Eccoci qui, allora. Ok, per quanto riguarda il discorso gomme, metto la benzina come sempre, un chiletto in più, iniziamo la gara. Cerchiamo di partire bene perché già siamo ultimi, poi se si parte male anche peggio. La partenza tranquilla, niente di eclatante, bisogna stare attenti lì. E frena, 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 frena. Vai, forse ci siamo. Sì, ok, non si è ancora preso una botta per ora. Ecco, infatti, giustamente mi devo un PA alla vita da solo. Ecco, qui, attenti. Io non tocco te, te non tocchi me. Vai, buono così. Ora ce la faccio, a mettere l'ossa. Vai, ok. Che voglio vedere eventuali danni che prenderò, che avrò. Dopo prenderò qualche botta, perché tanto la filo per forza. Proviamo un sorpasso. Infatti, è andata bene, vai. Sorpasso B, brutto da vedere, però molto molto efficace. Oh, siamo settimi, per ora. Ancora lunga, però. Vai, bordaci! Facciamo un pensiero. Ogni tanto la safety car ci vuole, eh. Via. Si riparte in regola, sì. Buono, è durato anche poco. Vai, 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 vai. Ricciardo e Verstappen. Oh. Vai, hai regalato tutti e due. Andata, andata. Siamo vinti, eh. Fatto in un giro una rimonta spettacolare. Ma la gara chiaramente è sempre lunga. E le condizioni climatiche non sono delle migliori, quindi ci saranno probabilmente altre sorprese conoscendo, no, il mio stile di guida. Piano, piano. Eccoci. Meno male, vai. Ci ho rigirato a modino. Allora si conclude anche questo giro. Vediamo se ci riesce a superare Bottas. Buono, vai. Che Bottas è dietro. Siamo avanti, eh. Dai. Attenzione, guardiamo se. Ok, buono, vai. Superato Rosberg. Comunque non so se avete notato, ha smesso di piove. Addio, addio, dove vado? La pista si è parecchio asciugata. Addio, no, che palle, dove sono andato? Era Rosberg, mi risupera. Dicevo, la pista comunque si è parecchio asciugata e probabilmente, infatti, mi è arrivato anche il costo del cambio strategia. Vediamo un po', oi oi, non ce la fa guidare a legge e mettiamo questo, vai. Bisogna cambiare le gomme, perché appunto stavo dicendo,
che la pista è asciugata e trappolino queste gomme lì non vanno più bene. Forse addirittura già ora, non lo so. Sì, già ora. Se rientrano tutti, rientro anch'io. Motivo ci sarà. Oh via, rientriamo ai box. Via, rieccoci. Vai. Hai superato Hamilton. Buono. Quindi in teoria dovremmo essere, vabbè, non lo siamo, però secondi. Perché prima Hamilton è secondi, ha superato lui. Vabbè. Secondi o terzi probabilmente. Se ne vede poi Rosberg. Vai. Vai, superato anche Vettel, buono. Vai, ok. Buono sì. Ale. Oh, siamo primi, perché evidentemente Rosberg era entrato ai box, non me ne ero accorto. Perfetto. Da ultimi a primi nel giro di 8 giri. Vabbè, però alla fine sono nemmeno addirittura a metà gara, quindi purtroppo per me la gara è ancora lunga. E potrei commettere qualche errore o addirittura potrebbe succedermi qualcosa di inaspettato. Ancora presto per cantare vittoria, insomma. Allora, iniziamo il 14° giro e la situazione è questa. Siamo primi, c'è 6 secondi abbondanti di distacco dalla seconda che è Vettel, ma da poco perché più o meno poi lo è stato Hamilton per parecchi giri. E niente, bene così. A livello di gomme, come sempre, anzi come spesso è capitato, ve la soffri più all'anteriore sinistra. Però per il resto a regola ce la dovremmo fare, mancano 3 giri. Ho messo dal 10° giro la grassa e arriva ora, non so se avete visto o sentito il messaggio radio che mi diceva che ci sono altri 5 giri da poter fare con la benzina così, ma in realtà è dal 10° giro che c'ho la grassa. E niente, meno così. Speriamo che davvero non mi succeda niente, magari non so, perdo il controllo perché sfioro un pezzettino di erba, ve lo che vi pare, eh. Ecco, infatti, qua, tipo così. E anzi, ma soprattutto che la gomma ve la lì davanti sinistra mi possa durare fino alla fine. Speriamo di fare come è successo a Silverstone, ecco, arrivati agli estremi, però ce l'abbiamo fatta. Iniziamo l'ultimo giro, fra l'altro da Berlino ho fatto il giro veloce e ho dovuto rimettere la magra perché mi erano arrivati messaggi che avevo carburante solo per 2 giri e onde evitare problematiche, no? Dato che c'è comunque un bel distacco fra me e la seconda, ho detto va, rimetto la magra. E niente, è tornato Hamilton secondo, se non sbaglio prima era Vettel. E niente, procediamo così. E vediamo un po' se davvero vinciamo questa gara. Sarebbe fantastico, eh? Una cosa fantastica perché siamo partiti ultimi. Da ultimi a primi con questo distacco non è per niente male. Eccoci qua. E andiamo a vincere questa difficilissima gara. Perché per come si era messa le ossie non era per niente semplice. Perché stare ultimi sotto l'acqua. Bene così. Devo essere sincero però. Io credo che se dall'inizio non veniva giù l'acqua, non so quanto sarei, in che posizione sarei arrivato alla fine. Perché il fatto dell'acqua, per quanto sia più difficile, soprattutto all'inizio, magari tutte le macchine appiccicate, guidare, allo stesso tempo però ti permette di sorpassare di più, perché le macchine vanno più lente, hanno, diciamo, più paura di guidare. Quindi magari se te sei uno che spinge un po' di più a questa modalità difficile, sotto certi punti di vista a volte anche un vantaggio. Secondo me questa gara qua, col fatto che è iniziata con l'acqua, mi ha un po' avvantaggiato. Comunque, Ale, vai. Vabbè, è andata così. Non ho visto, porca miseria, la classifica piloti. Ora la voglio vedere un attimino.
Andiamola un po' e poi si arriva alle conclusioni. Anzi, si va al Gran Premio successivo. Bella roba! Bella roba! Siamo primi! Buono così! Siamo solo a 10, siamo tutti lì, eh. Ci sono 2 punti la seconda che è Hamilton. 6 Raikkonen, 10 e basta Vettel. Siamo lì. Però l'importante è che almeno una volta. No, scherzo, vabbè. Che almeno ora siamo primi. Si va leggermente con la testa un po' più tranquilla, ecco. E qui, ok, efficienza carburante e niente. Procediamo al prossimo weekend e poi arriviamo alle conclusioni. Una cosa che potrebbe interessarti. Ecco Chris, vabbè, che ci dice delle migliorie. Beh, si guarda come siamo messi a livello di classifica, no? Scuderie. Siamo sempre il settimo team, non ci si schioda di lì. Vabbè, non uguale, alla fine, no, per me non ci vuole ridere. Cosa vuoi dire che la Renault è seconda? C'era anche prima, no? No, non mi pare. Cioè, la Renault è seconda? Vabbè. Comunque. Prossimo Gran Premio sarà quello del Belgio, Spa. E niente, facendo un resoconto generale di come sono andate le gare, c'è da dire che secondo me, dato che alla fine siamo primi, tutto sommato sono andate bene, decisamente bene l'ultima, tutto sommato bene per la prima, quella di Ungheria. E niente, bene così, cerchiamo di tenere questa prima posizione, via. E ragazzi, detto questo, niente, vabbè, poi procedo da solo alla sessione qualifiche come sempre e non mi resta che arrivare alle vere e proprie conclusioni. Quindi, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Via, vi aspetto ai prossimi 2 Gran Premi o al prossimo video. Ciao!